innovazione, farà conoscere la Calabria che guarda al futuro attraverso servizi e approfondimenti che andranno in onda nel corso di tutta questa settimana. Parliamo degli enti pubblici oggi che offrono servizi online ai cittadini, sono sempre di più. Tra i siti istituzionali più visitati ci sono quelli dei comuni, offrono informazioni e spesso danno l'opportunità di scaricare delibere e moduli, di accedere alle strutture. Non tutti però sono interattivi completamente, veramente. Cominciamo dal capoluogo di regione, quindi da Catanzaro, in servizio di Carla Monaco. Un comune a portata di smartphone, Catanzaro, con il suo nuovo portale internet, è uno dei due unici capoluoghi di regione italiani mobile friendly, cioè ottimizzati per tablet e cellulari. L'altro è Milano. Il sito, completamente ristrutturato poco meno di un anno fa, ha superato infatti i test di compatibilità con i dispositivi mobili messo a punto da Google, che ne ha certificato la totale accessibilità. Di più, per accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini, è stato creato un filo diretto che consente di chiedere informazioni online e soprattutto di segnalare disservizi e problemi. Abbiamo scelto una soluzione che ci permette nel futuro, di pensare anche alla fornitura online di documentazione, magari anche di tipo anagrafico. Il CRM che abbiamo scelto, Gastone, è anche quello utilizzato per esempio dall'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile Che cosa consente di fare già oggi questo sistema? d'anagrafe. Allora, il sistema permette intanto una profilazione. L'utente ha la possibilità di accedere ai servizi dell'amministrazione comunale iscrivendosi al filo diretto. Ma i cittadini possono non solo segnalare una buca e inviarcela, e noi sappiamo anche la localizzazione della buca, visto che ce la manda con immaginiamo, un cellulare avanzato, ma addirittura il cittadino potrà partecipare a eventi, diciamo, assieme ad altri cittadini. Gli utenti sono già 4.200, possono fare domande e segnalazioni, ma anche scaricare delibere, moduli, ottenere informazioni. Non possono però chiedere certificati. In futuro ci si arriverà. Assolutamente sì. La scelta del Gastone CRM, che è anche il CRM dell'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile di Anagrafe, va in questo senso. Già stanno lavorando a questa ipotesi e alla fine noi saremo i primi a poterne usufruire. Però,